Benvenuti. Siamo arrivati alla terza e ultima puntata della nostra serie dedicata ai Cavalieri del Tempio. Puntata che inevitabilmente racconta la catastrofe con cui si è conclusa la storia dell'ordine. Il grande processo intentato dal re di Francia Filippo il Bello, che fa qualcosa di abbastanza straordinario, devo dire, per quei tempi e che sarebbe straordinario forse anche ai nostri tempi. Cioè riesce a fare arrestare nello stesso giorno, in tutto il regno di Francia, tutti i templari che si trovano nelle loro sedi, ecco, senza che nessuno abbia subodorato quello che sta per succedere. C'è poi appunto un processo che dura anni e che tuttora è controverso, in cui i templari confessano di tutto: eresia, riti satanici, rinnegamento di Gesù Cristo, sputi sulla croce, sodomia, e tuttora si discute per capire se ci poteva essere qualcosa di vero in questa degenerazione dell'ordine o se si tratta invece di un processo di tipo staliniano, ecco, in cui tutte le accuse sono state inventate dagli inquisitori. La catastrofe dei Templari ha stupito molto i nostri spettatori. Scrive Arrigo come è stato possibile sopprimerli se erano così ricchi, potenti, internazionali. Scrive Daniela perché nessuno li ha difesi dagli attacchi di un re in miseria che li ha sterminati solo per impadronirsi delle loro ricchezze. Allora, in realtà, appunto, la vicenda del processo ai Templari è una delle vicende più torbide e complicate di questo inizio del 300. Ma non si può ridurre tutto semplicemente alla fame di ricchezze di un re che decide di distruggere quest'ordine troppo ricco per impadronirsi del suo denaro. In realtà non è così. C'è qualcosa di più. Ricordiamoci il contesto. L'Europa cristiana esce da secoli durante i quali i papi hanno affermato seriamente la loro supremazia. Per due secoli abbondanti, i papi hanno preteso di essere loro la guida politica del mondo cristiano, superiori all'imperatore, superiori ai re. Adesso è venuto il momento in cui i più potenti re d'Europa non accettano più questo rapporto di forze. E il più potente di tutti i re d'Europa è il re di Francia, Filippo il Bello. Personaggio sinistro, devo dire. Sinistro e affascinante. Un re che rafforza enormemente il suo potere, anche a colpi di processi politici, di processi per stregoneria, che è la grande novità di quell'epoca. Quella è l'epoca in cui anche gli intellettuali e i politici del mondo cristiano cominciano a credere davvero che ci sono le streghe, che c'è gente che fa il patto col diavolo e l'Inquisizione li deve cercare. E Filippo il Bello è un maestro nell'uso dei processi per stregoneria, per distruggere i suoi avversari. Uno dei suoi avversari è stato il Papa Bonifacio VIII, che Filippo il Bello ha fatto addirittura arrestare nel suo palazzo di Anagni e schiaffeggiare. Bonifacio VIII è poi morto di rabbia pochissimo tempo dopo, ecco. Dunque Filippo il Bello è impegnato in un braccio di ferro con il papato, in cui in sostanza il re di Francia e gli intellettuali e i propagandisti al suo servizio non esitano a dichiarare che in Francia il vero papa è il re, che i chierici devono obbedire al re, non al papa di Roma, che prima che esistesse il clero, il re di Francia era padrone del suo regno. Ecco, questo è il clima dei discorsi politici nel momento in cui il successore di Bonifacio VIII, Papa Clemente V, deve cercare in qualche modo di fare la pace col re di Francia. Tenete conto che la Francia non è solo il regno più potente d'Europa, è anche l'antico alleato della Chiesa di Roma. Non si può stare senza il rapporto col re di Francia. Non per niente Clemente V a un certo punto si trasferisce in Francia, ad Avignone. Avete presente la cattività avignonese? Ci va perché ricollegarsi al re di Francia è fondamentale. E il re di Francia in quel momento è in una posizione di forza e vuole farlo vedere. Il processo ai Templari nasce forse soprattutto da questo. Filippo il Bello vuole far vedere a Papa Clemente che chi comanda è lui. Che lui, il re di Francia, può attaccare frontalmente una grossa organizzazione religiosa, una grossa organizzazione protetta e diretta dal Papa, e la può distruggere
e può costringere il Papa a venirgli dietro. Ed è quello che succede. Il processo è tutto gestito dalla monarchia francese e Papa Clemente V, colto completamente di sorpresa, fa quello che può per salvare i Templari, ma non ci riesce. Quindi, in sostanza, il processo dei Templari è la dimostrazione che ormai, secoli prima che si parli di Stato assoluto, però la capacità dei papi di imporre la loro volontà ai re è finita. La Chiesa d'ora in poi perderà sempre più terreno e sempre più terreno guadagnerà lo Stato. Buona visione. I Cavalieri Templari. Una fratellanza guerriera nata in pieno Medioevo e scomparsa improvvisamente dopo due secoli. Di questi uomini che hanno lasciato il segno nella storia, è rimasta la leggenda che li ha resi noti. I mantelli bianchi con l'inconfondibile croce purpurea. Le favolose ricchezze che hanno accumulato. La disciplina e la ferocia in battaglia. Erano le truppe d'élite, i corpi speciali del XII secolo. Dopo mille anni, il mistero ancora avvolge la storia di questi soldati di Cristo. Sono preti? Sono monaci? Sono cavalieri? Che cosa sono? Un cronista li ha definiti una specie di nuovo mostro. In questo episodio sveleremo la verità sulla tragica fine dei Templari. Lo sforzo organizzativo e logistico fu davvero notevole e i Templari non si accorsero di nulla. Con l'aiuto di illustri esperti della storia dei Templari e grazie a un'indagine che ha lasciato l'unica testimonianza scritta di quel periodo, riveleremo le trame del re di Francia per annientare l'Ordine del Tempio. Le accuse erano gravissime e si diffusero per tutta l'Europa in breve tempo. Era impensabile che i Templari potessero aver compiuto azioni così empie. Erano tutti sconvolti. Appartenevano al passato. I Templari non potevano sfuggire al processo e in molti casi alla morte. Dall'arresto di tutti i Templari di Francia alle torture inflitte loro, fino all'esecuzione dell'ultimo Gran Maestro, sveleremo una tra le macchinazioni più spregiudicate della storia. Erano accusati di un reato gravissimo, la sodomia, e si riteneva adorassero un idolo associato alla stregoneria e alla magia. Questo idolo poteva avere i piedi, la barba, trasudare, avere due facce. Era un crimine contro la fede. I Templari erano accusati di rinnegare Cristo, perciò meritavano il rogo. Questa è la vera storia della fine dei Templari. Cavalieri divenuti troppo ricchi e potenti, i cui ultimi membri sono morti sul rogo davanti al popolo di Parigi. Acre, una città sulla costa orientale del Mediterraneo a nord di Gerusalemme. Nell'aprile del 1291 il sultano mamelucco Al-Ashraf Khalil assedia la città con un esercito di 220.000 uomini. Acre ha 30.000 abitanti, tra cui 14.000 soldati e alcune centinaia di cavalieri templari. Questi guerrieri sono membri dell'Ordine del Tempio, una confraternita formatasi all'inizio del XII secolo. La loro missione è difendere i cristiani in Terra Santa. Tuttavia, quasi 200 anni dopo la loro fondazione, nonostante 8 crociate, i territori cristiani della regione sono in gran parte scomparsi. Circondati dai mongoli e dai musulmani della dinastia dei Mamelucchi, sono sotto attacco costante. Acre è una delle ultime grandi città cristiane in Oriente. È qui che da un secolo hanno sede i Templari. I
Il 18 maggio 1291, i soldati del sultano sferrano l'attacco. Guillaume de Beaujeu, gran maestro dell'ordine dei Templari, muore in battaglia. Tre giorni dopo la città cade in mano ai musulmani. Era una roccaforte cristiana, perciò ora la Terra Santa era perduta. Aveva raggiunto la sua massima estensione verso il 1140, ma da allora i cristiani si erano ridotti di numero, così come le loro terre e le loro città. La perdita di Acri fu un vero disastro. Tutti furono massacrati. La caduta di Acri nel 1291 segnò la fine degli stati crociati. Dopo, i pochi insediamenti cristiani rimasti sulla costa vennero evacuati immediatamente. Alla fine dell'estate del 1291 i musulmani riconquistano tutti i territori cristiani in Terra Santa. I templari rimasti si ritirano sull'isola di Cipro, che diventa la loro nuova base. Quando i templari furono costretti a ritirarsi a Cipro, la loro lotta per la Terra Santa non si concluse. Iniziarono subito a fare progetti per tornare. Quando lasciarono Acri, i templari avevano organizzato la partenza da tempo. Avevano messo al sicuro il tesoro dell'ordine e anche i loro archivi. A Cipro si era già insediato un nuovo gran maestro nella primavera del 1292, Jacques de Molay. Jacques de Molay è il 23° gran maestro dell'ordine dei Templari. Ha superato i 40 anni, di cui 20 trascorsi a combattere in Terra Santa. Jacques de Molay è un guerriero. È un uomo non diplomatico, non portato per la politica, è un uomo d'armi. Ritiene che il Tempio possa avere solo una funzione, una missione: la guerra in difesa di Gerusalemme e della fede. I Templari hanno subito una disfatta disastrosa. Ora Jacques de Molay deve affrontare un compito immane. L'ordine dei Templari aveva il compito di difendere la Terra Santa, perciò, ora che era perduta, non aveva più motivo di esistere. Già nel 1293 Jacques de Molay attraversa l'Europa per convincere il Papa e i re che è possibile riconquistare la Terra Santa. Per 15 anni lavora senza sosta per mantenere una presenza armata sull'isola di Cipro, pronta a tornare a combattere. Nel 1306 arriva una svolta. Il nuovo Papa, Clemente V, affida a Jacques de Molay il compito di redigere un rapporto sulle condizioni necessarie per lanciare una nuova crociata. È ragionevole pensare che quando Clemente V gli scrisse per chiedergli un parere su una nuova crociata nel 1306, lui reagì con entusiasmo, perché la politica che sosteneva da 15 anni poteva trovare finalmente compimento. Questa relazione è conservata negli archivi nazionali di Francia a Parigi. Le parole del Gran Maestro sono chiare. Jacques de Molay è convinto che i cristiani possano tornare in Terra Santa. Dobbiamo organizzare una grande crociata per debellare i nemici della fede cristiana. Se potessimo avere dai 12 ai 15.000 cavalieri e 5.000 soldati, con l'aiuto di Dio, potremmo riconquistare tutta la Terra Santa. Vi consiglio inoltre di armare 10 navi il prima possibile. Mi occuperò io del denaro per pagare le spese. Grazie alla sua esperienza, sapeva che le piccole spedizioni non erano sufficienti a sbloccare la situazione e che servivano un esercito e delle navi per riconquistare un minimo di posizioni. Invia il suo rapporto al Papa, lascia Cipro alla fine del 1306 e arriva in Francia all'inizio del 1307. Jacques de Molay
arriva in Francia pronto a fare tutto il necessario per promuovere la nuova crociata. Non sa ancora che non farà più ritorno in Terra Santa. È il 23° Gran Maestro dell'Ordine dei Templari e sarà anche l'ultimo. Alle spalle di Molè, due uomini complottano in segreto da diversi mesi per portare a termine uno dei piani più spregiudicati della storia: sopprimere l'Ordine dei Templari. Questi due uomini sono Filippo IV, re di Francia, noto anche come Filippo il Bello, e Guillaume de Nogaret, il suo consigliere più fidato. All'epoca, Filippo il Bello regna da più di 20 anni. È noto come il re di ferro. La personalità di Filippo il Bello è un mistero, forse ancora più impenetrabile dei misteri dei Templari. Un uomo di una intransigenza e di una forza di carattere spaventose. Filippo era autoritario e sapeva manipolare l'opinione pubblica. Era un re moderno. A fianco di Filippo il Bello c'è Guillaume de Nogaret. Guillaume de Nogaret era un funzionario reale eccezionale. Si occupava di questioni economiche, finanziarie e politiche, di conflitti con le chiese locali o con i vescovi. Era un uomo politico a tutto tondo, con una visione globale del regno. Sono molti i motivi che spingono questi due uomini ad annientare l'Ordine dei Templari. Il primo, e il più ovvio, è il denaro. Filippo il Bello aveva una politica territoriale aggressiva sia verso Lione a sud, sia verso le Fiandre a nord. All'inizio del 1300 era in guerra permanente con le città delle Fiandre e con la nobiltà fiamminga, e le spedizioni militari erano molto costose. Il regno di Francia si trovava nel 1307 sull'orlo della bancarotta. Il re di Francia era indebitato fino al collo con i banchieri esteri stranieri. Le finanze della corona erano deboli e i templari custodivano un tesoro. Se avesse abbattuto l'ordine, ne avrebbe incamerato le ricchezze, o così credeva. Per Filippo il Bello, considerate le condizioni disastrose delle finanze del regno, il tesoro dei Templari è una manna dal cielo. Tuttavia, il motivo principale che lo spinge ad attaccare l'ordine è più politico. All'inizio del XIV secolo, il re di Francia vuole affermare la propria autorità nel regno a qualsiasi costo, e a scapito di un'altra figura, il Papa. Per Filippo il Bello, l'Ordine dei Templari è il mezzo principale per raggiungere l'obiettivo che persegue fin dall'inizio del suo regno: il potere assoluto. Filippo il Bello sta cercando di creare un nuovo tipo di Stato in cui il re è al di sopra di tutti. Il che significa che il re è l'autorità principale del suo territorio e che il potere gli deriva direttamente da Dio, non dal Papa. Quindi non serve un intermediario, ovvero il Papa, tra Dio e il re. Naturalmente, i Templari non potevano rientrare in questa nuova visione del mondo. Loro appartenevano al passato. They were a part of the past.
Se Filippo cercava un modo per erodere il potere della Chiesa, forse i Templari, che avevano una presenza notevole in Francia, erano un obiettivo raggiungibile, in particolare considerata la recente disfatta degli Stati Crociati. La monarchia francese ordisce l'attacco ai Templari per indebolire il papato. Osteggia un ordine che dipende solo dal Papa, che rappresenta la sua principale speranza in Terra Santa e che è una delle sue creature privilegiate. Per distruggere i Templari, Filippo il Bello e Guillaume de Nogaret ordiscono attentamente il loro piano. Diversi mesi prima del ritorno di Jacques de Molay in Europa, avvertono in segreto il nuovo Papa Clemente V che sull'ordine circolano notizie scandalose. Secondo le voci, i Templari sarebbero in realtà eretici. L'eresia era uno dei crimini più gravi all'epoca perché andava contro la fede. I Templari erano accusati di rinnegare Cristo e di celebrare cerimonie iniziatiche in cui avrebbero incitato i confratelli a darsi alla sodomia. I Templari, invece di combattere per la fede, l'avrebbero offesa quotidianamente. Le voci sui Templari, che fossero vere o meno, circolavano praticamente dalla fondazione dell'ordine. Erano riservati in modo maniacale e godevano di molti privilegi. Perciò, quando le accuse cominciarono a diffondersi, la segretezza giocò a loro sfavore perché nessuno sapeva come si svolgessero i loro riti di iniziazione. Guillaume de Nogaret raccolse testimonianze, accumulò false prove, costruì argomentazioni e redasse una lista di possibili accuse contro i Templari. Nel 1306 si diffusero voci orribili che prendevano sempre più forza. Arrivato in Francia, Jacques de Molay viene a sapere di queste accuse, ma non sa che provengono dal re in persona. Sente che l'ordine dei Templari è in pericolo e decide di contrattaccare. Jacques de Molay chiese al Papa di condurre un'inchiesta sull'onore dell'ordine e le sue pratiche. Jacques de Molay capì che stava succedendo qualcosa, ma era un templare da una vita. Pensava che i templari fossero intoccabili, come erano da 200 anni. Dovevano rispondere solo al Papa. Sottovalutava Filippo il Bello. Diceva a se stesso: siamo i templari, io sono il Gran Maestro. Nessuno può toccarmi eccetto il Papa. Jacques de Molay non sa che Filippo il Bello e Guillaume de Nogaret non hanno intenzione di attendere le indagini di Papa Clemente V. Con la massima segretezza hanno già emesso un ordine di arresto. Diverse copie originali del testo sono conservate negli archivi nazionali di Francia, a Parigi. È scritto in latino e le parole sono state scelte con la massima cura. Le accuse sono estremamente gravi. Nell'ordine di arresto sono esposte 5 motivazioni principali. Primo, un fatto inverosimile che accadrebbe durante l'iniziazione di un nuovo templare. Il fratello che viene iniziato è condotto dietro l'altare. Il maestro gli mostra la croce di nostro Signore Gesù Cristo e gli chiede di sputarvi sopra 3 volte. Poi ci sarebbero altre pratiche di iniziazione molto inquietanti. L'officiante che ordina il templare lo bacerebbe alla base della spina dorsale, proprio sopra i glutei, un bacio osceno. Terzo, gli iniziati sarebbero incoraggiati a commettere atti omosessuali per non unirsi carnalmente con le donne.
Poi il maestro lo informa che, secondo lo statuto dell'ordine, se un confratello vuole unirsi a lui carnalmente, è obbligato ad accettare. Erano incoraggiati a commettere un crimine considerato abominevole e associato agli eretici, la sodomia, ed erano accusati di adorare un idolo associato alla stregoneria e alla magia. L'ultima accusa era che i cappellani dell'ordine non consacrassero l'ostia della comunione, rifiutando quindi la pratica liturgica corretta. Questa serie di comportamenti andava a sostegno dell'accusa di eresia. Poiché la verità non può essere pienamente scoperta altrimenti, e dal momento che si è sparso un forte sospetto, abbiamo stabilito che tutti i membri di detto ordine del nostro regno debbano essere arrestati senza alcuna eccezione, fatti prigionieri e rimessi al giudizio della Chiesa, e che tutti i loro beni, mobili e immobili, siano requisiti e da noi custoditi e conservati fedelmente. L'ordine di arresto sottolinea che le operazioni devono rimanere assolutamente segrete. Il 14 settembre 1307 l'ordine reale viene inviato in tutta la Francia e consegnato a mano agli ufficiali giudiziari e ai siniscalchi, i rappresentanti del re. Hanno il compito di preparare una delle più grandi operazioni di polizia del Medioevo. Un mese dopo, in tutto il Regno di Francia, esattamente alla stessa ora, la Guardia Reale arriva ai cancelli di ciascuna commanderia dell'Ordine dei Templari. I Templari furono arrestati per ordine di Filippo il Bello venerdì 13 ottobre 1307. Si pensa che derivi da qui la superstizione del venerdì 13. Di certo fu un giorno sfortunato per i Templari di Francia che furono arrestati all'alba. Lo sforzo organizzativo e logistico fu davvero notevole e i Templari non si accorsero di nulla. Anche Jacques de Molay, 23° Gran Maestro dell'Ordine, viene arrestato. I soldati si presentarono all'alba del 13 ottobre alle porte del Tempio di Parigi e misero in stato di arresto tutti i Templari presenti. Ce n'erano 138. Da questo momento, Filippo il Bello e Guillaume de Nogaret sanno che ciò che stanno facendo oltrepassa i limiti della legalità. Arrestando i Templari, tecnicamente Filippo agiva al di fuori della sua giurisdizione. I Templari erano un ordine della Chiesa, perciò lui non aveva il diritto di arrestarli. Tuttavia, lui sosteneva di agire in questo modo nell'interesse della Chiesa. Era così che si giustificava. In previsione della reazione del Papa, gli uomini del re devono ottenere delle confessioni rapide e incontestabili. Per raggiungere l'obiettivo, Filippo il Bello e Guillaume de Nogaret usano un metodo molto efficace: la tortura. Gli interrogatori cominciano il 15 ottobre 1307. Non dovevano esserci spargimenti di sangue. Perciò usavano la ruota che slogava le articolazioni. Schiacciavano le dita con le pinze e cose del genere. Quindi, anche se non erano autorizzati a utilizzare lame, potevano infliggere torture orribili. I
I verbali degli interrogatori dei Templari arrestati a Parigi sono conservati negli archivi nazionali di Francia. Si tratta di un rotolo composto da 44 pergamene di pelle di capra, cucite insieme, su cui sono trascritte le confessioni dei prigionieri. Le firme dei notai reali incaricati di redigere i verbali sono autenticate. C'è un riassunto molto sintetico di una giornata di interrogatori con tre domande ricorrenti. Hanno sputato sulla croce di Cristo? Durante la cerimonia di iniziazione, hanno baciato il candidato alla base della schiena? Hanno ricevuto l'ordine di unirsi carnalmente ai confratelli? È chiaramente un'estorsione di confessioni in massa per poter intraprendere subito un'azione legale. A metà del rotolo si trova il verbale dell'interrogatorio del prigioniero più illustre dell'operazione, Jacques de Molay. In nome di Cristo, amen. Rendiamo noto che nell'anno del Signore 1307, mese di ottobre, giorno 24, è comparso davanti a noi il fratello Jacques de Molay, gran maestro dell'ordine dei Cavalieri Templari, che ha giurato sui santi Vangeli di Dio di dire la pura, semplice e completa verità. Ancora oggi nessuno sa fino a che punto Jacques de Molay fu torturato per estorcergli le seguenti parole, trascritte sul verbale dell'interrogatorio dai notai reali. Io, Jacques de Molay, sono stato ammesso al Tempio a Bonn 42 anni fa. Colui che mi ammise portò una croce su cui era effigiato Cristo e mi ordinò di rinnegare Cristo, la cui immagine era lì presente. E io con riluttanza lo feci. Mi venne ordinato di sputare sulla croce e io sputai a terra, solo una volta. Non mi hanno mai ordinato di unirmi carnalmente ai confratelli e non l'ho mai fatto. Jacques de Molay accettò di dire, o piuttosto ammise sotto tortura, che gli era stato chiesto di rinnegare Cristo e che sì, l'aveva fatto. Per Guillaume de Nogaret era sufficiente, poteva mostrare il verbale e dire il Gran Maestro ha confessato. A seconda del loro livello di resistenza alla tortura, quasi tutti i Templari confessarono. A Parigi, dei 138 Templari interrogati, solo 4 rifiutano di confessare i crimini di cui sono accusati. 121 confessano di aver rinnegato Cristo. 111 confessano di aver sputato sulla croce. 109 di aver dato l'osceno bacio alla base della schiena. Altrove, in Francia, alcuni Templari confessano anche di aver venerato un idolo chiamato Baphomet. Cos'è il Baphomet? Non se ne sa niente. E siccome non c'è una descrizione, si dice di tutto. Questo idolo può avere dei piedi oppure no, può averne 2 o 4, può avere la barba, trasudare, avere 2 facce. C'è un'evidente confusione che dimostra soltanto l'immaginazione degli inquisitori. In tutta la Francia, senza eccezioni, tutti i Templari confessano uno o più reati di eresia. Da una parte si può dire il numero delle confessioni dimostra che almeno una parte di loro doveva essere colpevole e dall'altra sono stati torturati, è ovvio che abbiano confessato. Il legame tra tortura e confessione è stretto, i Templari dicevano quello che Filippo voleva sentire. Grazie alle confessioni su larga scala estorte sotto tortura, Filippo il Bello e Guillaume de Nogaret ottengono la loro prima vittoria. Annunciano a tutta Europa il risultato della loro indagine. I Templari sono eretici e vanno annientati. Papa Clemente V alle spalle al muro,
Sebbene il re di Francia abbia agito al di fuori della legge, le confessioni sono troppo gravi perché lui possa ignorarle. Il 22 novembre 1307 emana la bolla Pastoralis Praeminentiae, diretta a tutti i re cristiani d'Europa. Io, Papa Clemente V, invito ed esorto Vostra Maestà a dare l'ordine di arrestare tutti i templari sul vostro territorio e di sequestrare i loro beni mobili e immobili nello stesso giorno. Clemente V si trovò ad affrontare una situazione impensabile. I templari erano già stati arrestati e molti di loro avevano confessato sotto tortura. E lui probabilmente stava cercando di salvare almeno una parte dei templari. Perché quelli francesi ormai erano già condannati e non avevano modo di sfuggire al processo e in molti casi alla morte. Gli altri sovrani europei sono scettici riguardo la colpevolezza dei Templari. Tutti i membri dell'ordine vengono arrestati, interrogati e processati in diversi regni e la conclusione è quasi ovunque la stessa. Non emergono reati di cui accusarli. Quando il papato iniziò a processare i templari in tutta la cristianità occidentale, il risultato in diversi regni, tra cui l'Inghilterra, l'Aragona, parti della Germania e dell'Italia e così via, fu che nessun templare confessò. In Spagna la popolazione e il sovrano difese i suoi, ci fu un processo, ma non ci fu diffamazione. A Venezia l'Inquisizione era nelle mani del Doge, il quale disse: i nostri sono bravissimi, assolutamente, non sono eretici, e quindi non ci fu neanche l'arresto. Il re di Cipro difese i suoi. L'esempio più lampante è l'Inghilterra. Gli inglesi non riuscirono a ottenere nessuna confessione né prove a carico, non avevano usato la tortura e non avevano coinvolto gli inquisitori. Tuttavia, Filippo il Bello e Guillaume de Nogaret non permettono che le indagini svolte negli altri regni compromettano il loro piano diabolico. La macchina è stata messa in moto ed è impossibile fermarla. Il danno era fatto. Anche se i templari inglesi non dichiaravano di aver sputato sulla croce, i francesi l'avevano ammesso e questo bastava per sciogliere l'ordine. Nei primi sei mesi del 1308, il re di Francia e i suoi consulenti legali mettono il Papa alle corde. Insistono sulla gravità delle confessioni ottenute e ripetono più volte che i templari sono colpevoli e che il re ha agito nell'interesse della Chiesa. Il Papa non si lasciò intimidire e sospese gli inquisitori francesi. Perciò, nella primavera del 1308, iniziò una sorta di braccio di ferro tra il Papa e il re di Francia. C'era forte tensione e la posta in gioco era altissima. Nell'estate del 1308, Papa Clemente V decide di riprendere il controllo della situazione. Nomina i suoi ufficiali incaricati di interrogare i cavalieri templari e chiede a Filippo il Bello di permettere loro di incontrare i prigionieri. Gli uomini del re selezionano 72 prigionieri da mandare a Poitiers per gli interrogatori. I più alti dignitari dell'ordine, tra cui il gran maestro Jacques de Molay, vengono interrogati nella fortezza di Chinon. Presso l'archivio apostolico vaticano, dove sono conservati tutti i documenti relativi alla storia della Santa Sede, si possono ancora consultare i verbali redatti dai cardinali incaricati delle indagini sull'ordine dei Templari. Gli scambi tra gli investigatori del Papa e i prigionieri
sono riportati fedelmente su queste pagine. Quando gli chiesero, vedendo che si pentiva delle sue azioni, perché avesse accettato di compierle se non corrispondevano alla sua fede, lui rispose che erano obbligatorie per entrare nell'ordine. Ai margini alcune note puntualizzano sodomia, riti di iniziazione, venerazione di idoli. Gli uomini del Papa cercano di stabilire se i crimini denunciati dal re di Francia siano veri o meno. Tuttavia, Filippo il Bello ha autorizzato i cardinali a interrogare i templari solo in presenza dei suoi uomini. Minacciati, i prigionieri non possono negare la loro eresia. Confessano tutti. Gli imputati sapevano che la Guardia Reale li sorvegliava e che sarebbero tornati nelle loro prigioni. Tenuto conto delle torture subite e dei tormenti a cui erano sottoposti da mesi, è probabile che non abbiano voluto ritrattare la loro dichiarazione e abbiano deciso di confessare il minimo indispensabile per essere lasciati in pace. Quando i templari furono interrogati nella primavera del 1308 nella città di Poitiers, il Papa si rese conto che tutti i gesti sconvenienti, che erano poi la base delle accuse contro il Tempio, appartenevano a un'usanza. Il documento dice usus ordinis nostri, oppure modus ordinis ostri. Quindi un costume, un rito, che era però di tipo goliardico militare e non aveva nessun tipo di connessione con la teologia o dottrine eretiche. Quindi il Papa si convinse che i templari avevano diverse colpe, perché tolleravano l'esistenza di questo cerimoniale sconveniente, ma queste colpe non erano di tipo eretico. Alla fine degli interrogatori, Papa Clemente V scrive la propria risoluzione riguardo i dignitari dell'Ordine dei Templari, interrogati dai suoi cardinali nella fortezza di Chinon. Il documento originale, detto la pergamena di Chinon, è stato rinvenuto solo all'inizio del XXI secolo. La dichiarazione non lascia dubbi. Papa Clemente V assolve i più alti membri dell'Ordine dei Templari. I reati che avrebbero commesso sono quindi perdonati e cancellati dal Papa in persona. In quanto a Jacques de Molay, Gran Maestro dell'Ordine, abbiamo deciso di accordargli il beneficio della soluzione secondo la formula canonica della Chiesa. Lo reintegriamo nell'unità della Chiesa, lo riportiamo nella comunione dei fedeli e gli permettiamo di ricevere nuovamente i sacramenti ecclesiastici. La commissione pontificia incaricata di istruire il processo all'Ordine dei Templari si riunisce nel 1309. I commissari ascoltano centinaia di prigionieri che tornano per testimoniare, ma questa volta di fronte non alla guardia del re di Francia, bensì agli uomini della Santa Sede. Poiché potevano testimoniare liberamente, senza essere prima torturati e senza il controllo della Guardia Reale, i templari che furono interrogati ritrattarono le loro confessioni, raccontarono come si svolgeva l'iniziazione e non vi era nulla di anormale. Diverse decine di templari rilasciarono le loro deposizioni di fronte alla commissione pontificia formata dai cardinali. Descrissero le torture che avevano subito e le privazioni a cui erano stati sottoposti, lasciati a deperire nelle celle senza cibo né acqua. Questo portò a un esito esattamente opposto rispetto ai primi interrogatori. I templari non ammisero nessuna delle colpe a loro attribuite e dissero che le accuse erano false. Poco a poco i templari organizzano la loro difesa. Di fronte al numero crescente di membri dell'ordine che ritrattano, Filippo il Bello e Guillaume de Nogaret decidono di contrattaccare con forza.
I legali di Filippo il Bello volsero la situazione a loro favore. Affermarono che i templari che avevano confessato si erano riconciliati. E se ora negavano, significava che erano ricaduti nell'eresia. E se erano ricaduti nell'eresia, meritavano il rogo. Nel maggio del 1310, 54 templari che hanno ritrattato la confessione vengono mandati a rogo alla porta Saint-Antoine, a Parigi. Il movimento per la difesa dell'ordine che era stato avviato dai templari si ferma improvvisamente. La minaccia del rogo per i templari che ritrattavano la confessione aveva dato i suoi frutti. Adesso nessuno voleva più difendere l'ordine, nessuno voleva dire la verità. Filippo il Bello aveva vinto. Le esecuzioni erano innanzitutto un modo per fare pressioni sul papato, una prova di forza con cui Filippo IV dimostrava di non avere intenzione di cedere. Il papa doveva sapere che i templari sarebbero stati giudicati colpevoli. La vicenda dei templari diventa fin troppo imbarazzante per Clemente V. Nonostante sia convinto dell'innocenza dell'ordine, l'insistenza del re di Francia minaccia apertamente la sua autorità. Clemente V capì che ormai il danno era fatto. Le accuse erano così gravi e si erano diffuse in Europa così velocemente che era impossibile rimediare. Era inaudito che i cavalieri templari, l'emblema del fervore cristiano delle crociate, fossero stati scoperti a compiere atti contrari alla fede nelle cerimonie di iniziazione e in altri aspetti della loro vita spirituale. Il 16 ottobre 1311 si riunisce il Concilio di Vienne. I 170 partecipanti devono pronunciarsi sulla colpevolezza dei Templari. Una commissione esamina i verbali dei processi contro l'ordine in tutta Europa. Ma Filippo il Bello vuole evitare a ogni costo che i Templari vengano giudicati innocenti. Va di persona a esercitare pressioni sul Papa. Sei mesi dopo l'inizio del concilio, Clemente V capitola e interrompe il processo. È lui il vertice dell'ordine e lui solo decide autonomamente di sopprimerlo. Il Papa non poteva fare più niente per salvare l'ordine e lo soppresse suo malgrado. Non aveva davvero altra scelta che scioglierlo. Filippo il Bello, il re di Francia, l'aveva sottoposto a una pressione enorme. Credo che il Papa abbia cercato di mettere fine alla vicenda. Per farlo, ha dovuto sacrificare i templari che erano già condannati. Non voleva creare scompiglio cercando di difenderli. Alla Chiesa conveniva senz'altro sopprimere l'ordine. Il 22 marzo 1312 Clemente V firma la bulla papale Vox in Excelso, che scioglie ufficialmente l'ordine del Tempio. Considerato il grave scandalo sollevato e gli ignobili atti perpetrati da un gran numero di fratelli, ho deciso di sopprimere, non senza amarezza e rammarico nel cuore, l'ordine dei Cavalieri Templari, il suo statuto, la sua uniforme e il suo nome, e lo sottopongo a un bando perpetuo, proibendo espressamente a chiunque di entrare in tale ordine, di indossarne l'uniforme e di dichiararsi templare. Chiunque contravvenga a questa proibizione incorrerà nella sentenza di scomunica. Meno di due mesi dopo, la bolla ad Providam sancisce la decisione presa da Clemente V riguardo alle proprietà dell'ordine. Tutte le loro proprietà, oltremare o sul continente, in qualunque parte del mondo, i loro villaggi, le loro terre, i loro granai, i loro beni di diritto, il loro denaro e tutti i loro possedimenti mobili e immobili che dipendono dalle loro commanderie, devono essere consegnati all'ordine di San Giovanni di Gerusalemme. Quindi non è il re di Francia a incamerare i beni dei templari, bensì un altro ordine religioso militare.
l'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme. ...192 anni dopo la sua fondazione in Terra Santa nel 1120 e meno di 5 anni dopo il clamoroso arresto di tutti i Templari di Francia da parte degli uomini di Filippo il Bello, l'Ordine dei Templari scompare. Due anni dopo si decide il destino delle più alte cariche dell'Ordine. Tra loro ci sono Hugues de Peyrot, rappresentante dell'ordine in Francia, Geoffroy de Gonville, maestro dell'ordine in Aquitania e Poitou, Geoffroy de Charnay, maestro dell'ordine in Normandia, e il 23esimo e ultimo gran maestro, Jacques de Molay. Jacques de Molay aspettava fin dal suo arresto di incontrare il Papa. Si trincerava dietro il silenzio nell'attesa di spiegargli perché avesse agito in quel modo. Il Papa, tuttavia, non si presenta. Manda i cardinali a comunicare il suo giudizio a Jacques de Molay e agli ultimi cavalieri dell'ordine ancora in prigione. L'11 marzo 1314 Jacques de Molay e gli altri 3 cavalieri vengono convocati dagli uomini del Papa. Il gran maestro dell'ordine, Jacques de Molay, era in prigione da 7 anni e credo che ormai fosse vecchio e confuso. Alla fine gli venne data di nuovo la possibilità di confessare oppure di morire sul rogo. Poiché i 4 cavalieri hanno confermato la propria confessione, vengono portati nella piazza di fronte a Notre Dame per ascoltare la sentenza. Davanti alla popolazione, in un silenzio tombale, vengono condannati ufficialmente al carcere a vita. Di fronte a una tale ingiustizia, nella sorpresa generale, Jacques de Molay decide allora di cambiare la sua versione dei fatti. Nega tutte le accuse rivoltegli. Jacques de Molay e Geoffroy de Charnay ritrattarono davanti alla commissione pontificia, agli uomini del re e al popolo, firmando la propria condanna a morte. Filippo il Bello, re di Francia, viene immediatamente informato della situazione. Senza attendere l'approvazione dei cardinali, fa erigere una pira su un isolotto al limitare dell'Île de la Cité. Jacques de Molay e Geoffroy de Charnay vengono bruciati sul rogo quella sera stessa. Jacques de Molay non confermò la confessione. La sua morte fu tragica, ma anche simbolica e grandiosa, perché bruciare sul rogo era sostanzialmente l'unico gesto che potesse compiere per opporsi al re di Francia. L'unica potente carta che gli restava da giocare era andare al rogo. Gli eventi di quel giorno sono ricordati in un poema scritto da Geoffroy de Paris, un cronista della cancelleria reale. Il maestro si è spogliato senza alcuna paura. L'hanno preso per legarlo al palo. Ma lui ha detto loro: signori, lasciatemi congiungere le mani per pregare Dio. Vedo qui la mia condanna. Ho scelto io la morte. E Dio sa chi ha torto e chi ha peccato. Presto arriverà il dolore per chi ci ha condannati ingiustamente. Dio vendicherà la nostra morte. Tutti coloro che ci hanno fatto del male soffriranno a causa nostra. Dice che alla fine dei tempi Dio riconoscerà chi ha agito nel bene e chi ha agito nel male. Parla davanti a Dio e parla anche ai posteri. Parla per sé, ma soprattutto per il suo ordine al quale si era consacrato. Ma
Molto tempo dopo, una leggenda dirà che le parole pronunciate da Jacques de Molay sono all'origine della maledizione che ha colpito i responsabili della sua fine e di quella dell'Ordine del Tempio. Si dice che Jacques de Molay abbia maledetto il re francese Filippo il Bello e Papa Clemente V. In effetti il Papa morì un mese dopo e Filippo morì in un incidente di caccia in novembre. Il regno sembrava avere un futuro radioso e definito davanti a sé. Cosa successe? Il re morì in poco tempo e morirono anche i suoi tre figli che lo succedettero e il regno di Francia entrò in crisi. La Francia, che era una potenza militare, venne sconfitta dall'Inghilterra e, come se non bastasse, arrivò anche la peste nera. Per molti osservatori del XIV secolo, i re Capetingi divennero una dinastia maledetta. Quando di lì a breve moriranno tutti i figli di Filippo il Bello, ci sarà quasi come un annullamento della sua famiglia, quasi come per vendetta da parte dei Templari massacrati. L'eroismo di Jacques de Molay, la morte improvvisa di Filippo il Bello e di Clemente V, i misteri che circondano la nascita, le gesta e la caduta dei Cavalieri Templari, sono tutti elementi che per secoli hanno dato vita alle più fantasiose leggende sull'Ordine del Tempio. L'ordine è stato al centro delle relazioni tra la cristianità e l'Islam per un lungo periodo di tempo durante le crociate. L'ordine combatteva in nome di Cristo, il che a molti può sembrare una contraddizione in termini. L'ordine seguiva delle pratiche piuttosto misteriose. E infine, l'ordine si è dissolto con l'accusa di eresia. Molte persone trovano tutto questo estremamente affascinante. Perciò non mi sorprende che siano nate storie favolose sui Templari, sul loro tesoro e quant'altro. Detto questo, ci sono pochissime prove a sostegno di queste leggende. Mentre alcuni sperano ancora di trovare da qualche parte il leggendario tesoro nascosto dei Templari e gli storici proseguono le loro indagini sui segreti di questi antichi monaci guerrieri, una cosa è certa. L'Ordine dei Poveri Compagni d'Armi di Cristo e del Tempio di Salomone, che più tardi diventerà l'Ordine dei Templari, fondato da alcuni cavalieri devoti nel 1120 nel cuore della Terra Santa, rimarrà per sempre nella leggenda.